L'assessore Fabrizio Bracco ha presentato in prima commissione lo schema generale di orientamenti per i programmi comunitari 2014-2020 predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Un documento che delinea un nuovo approccio complessivo verso la programmazione comunitaria, rendendo necessaria la totale rivisitazione della struttura del bilancio della Regione, che in parte consistente dovrà coprire il cofinanziamento degli interventi. L'assessore ha spiegato che nello schema vengono attuate le linee fondamentali approvate dal Consiglio regionale in settembre, adattate alle mutate condizioni, ai regolamenti e alle indicazioni della Commissione europea e del governo italiano. Per la programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione Umbria potrà disporre di risorse per 1 miliardo 774 milioni di euro tra Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Programma IEI, Fondo di Sviluppo e Coesione. Due le misure che avranno ricadute dirette puntuali sul territorio regionale: l'agenda urbana, che prevede misure per lo sviluppo intelligente delle città, di cui beneficeranno Perugia, Terni, Città di Castello e Foligno, con interventi incentrati su ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori della città. Mentre i fondi per le aree interne, 4 milioni di euro di risorse statali oltre a quelle comunitarie, finanzieranno interventi per mettere in sicurezza il territorio, promuovere le diversità naturali e culturali presenti in quelle aree, valorizzare le risorse potenziali non utilizzate per innescare processi di crescita. In questo caso dovrebbero beneficiare degli interventi la fascia appenninica ed i comuni dell'Orvietano al confine con Toscana e Lazio.